Allora, inizia questa winner final. Oro contro Kranaska. Già, perché abbiamo già visto molte volte. Mi sembra che stato quasi un epoxy in realtà da Kranaska, perché non abbiamo visto contro questo. Ma evidentemente tu vuoi tenere pure questo. Poi andiamo a provare con tutti. Giustamente, sempre giusto correre fino al proprio main. E arriva! La Como, ma non colpisce con l'ultimo hit. Mi cerca. Aspetta pazientemente oro. Giustamente. Le opzioni di. Contro lo scudo di Luigi. E arriva questo perché si intercetta l'avversario mentre gli entra. Vantaggio decisamente alto al momento per oro. Vediamo se Trarak riuscirà ad adattarsi a questo. Ad adattarsi a prendere questo. Cioè questo, almeno prendere il primo stop per vedere un po'. Va. Ma cosa serve? Buono questo. Cerca il turno. Oh, lento, quelle azioni buone, queste combo estese con i boost e il Dane non trova molto altro, però trova qui delle conversioni sul Tech Chase e arriva il Nail, prova il Down B, non colpisce con il con lo Sweet Spot, ma avrebbe trovato, perché sarebbe stata veramente una conversione molto molto forte. E prova qua il Sapporo Jam, non arriva a colpire il Back Hail, viene colpito lo Tech Chase e arriva il Fail offstage. Ledgard, situazione pericolosissima per Toon Link, che si trova in vantaggio di un intero stock a percentuali da kill. Arriva la bomba, il fail, o il beccheiro, non ho visto bene, ma porta a casa la kill, 1-0 per Toon. Oh, è abbastanza veloce. Sì, sì, se la sono risolta in tipo un minuto, tempo, due minuti, tre minuti. Sì, sì, no, in effetti sono match all'arma bianca, anche se poi alla fine... Zero Sweet non ha un'arma bianca. Tecnicamente un'arma bianca. È un'arma bianca, sì, in effetti sì. Poi c'è anche la pistola, questo è... però la usa meno. Oddio, non è molto bianca, c'ha le pistole sui piedi. Vabbè, sì. C'ha i razzi sui piedi. Comunque, però non è tutto crazy. Ma anche... prima potete... Sì. No, è Smash Beat. Era Smash Beat prima? Sì, Smash Beat. Un minuto di match. Sì, anche sono molto simili, comprensibili, la Nightmare. Buona qua la conversione da parte. Arriva il Down B che non fai per fortuna di Kranaska, perché avrebbe perso il primo stock in meno di 30 secondi. 20 secondi forse. Buono questo fail. Li usa molto Kranaska questi fail. Per scendere fanno molto male, non sono chiaramente la fail di Cloud, però anche loro sono veramente tanto. Buono questo fail, beta il rientro alto all'avversario con il Down B, col positioning con il Down B e trova l'Edgard alto. Vediamo ora cosa fa questo fail, che sprinta fa da solo e arriva il fail. Raggiungono la blast, porta chiaramente a casa lo stock. Si può farla nel cuore. Altro vantaggio abbastanza buono per riguardo. Sì, però molto meno di prima. Meno di prima, precisamente. Un po'... No, che panico brutto. Avrei sbagliato qualcosa il cervello di Ferrari, che va a prendersi lo stock. Quella... cerca la rid della roll, non la trova, a fail e kill di Rage a B. L'ha anche riversato, 2-0. Poi se la ride. Anche Blast la ride, però è la terra di resistenza. Intanto c'è. Tanto è l'ultimo, dai. 2, 1, go! E ok, di nuovo siamo in City. Buono questa questura della roba, circa quale cose tutto il combo, madonna che maiale che è. Noi. Sembra un po' più spaccato rispetto a quello precedente,
che si va pian piano a vestire. Buono questo backgail che prende l'avversario sul drop e arriva qui il primo stock di questo game. E anche il primo stock di vantaggio di Ferrari. Sì, è un momento di shift, piano piano. Magari il primo game è stato completamente interato, il secondo è andato abbastanza quasi even. A parte la fine. Sta un po' ambientando lì. Ci sta. Buono. Tira fuori la bomba però nel momento più opportuno possibile si mette un backhand in faccia. Buonissima combo, Zayn in boomerang, in ottima awareness dei propri boomerang da parte di Tanaka, che li sfrutta sempre in modo molto creativo, direi anche. Lui stesso dice che si è labbati praticamente da solo, anche perché i tool link da cui imparare non sono tanti, alla fine. Ha cercato qui un fake, buono questa fair, la fair. Buono questo 2-1. Ottimo game sì, da parte di me. Sembra si sia un po' ambientato magari nel match. Ha fatto quella che doveva essere un punish, l'ha missato, ma si è tappato per la kill lo stesso in qualche modo. Cosa è successo? Non ho visto. 3, 2, 1, go! Non mi spisce che l'ho risposto, insomma. Sono quelle cose ovvie che. Sì, se vai in dizionario e c'è chi tosse contro. La foto, la tosse Lolis. Comunque. Ma non su Dreamland che chiaramente non sei migliore. Però alla fine questi stage grossi. Sono buoni anche se sono buoni perché c'ha tanto spazio per muoversi. Infatti se vedi non gliela ha bannati, non gli ha bannato con il vito, non gli ha bannato. Il buono Zayn in grab. Si aspettava qua ovviamente un centro con degli attacchi da parte di Taraka, invece è arrivato il mix up con la grab, ottimo. Sì, sembra che il match si sia un po' invertito comunque, o comunque si è un po' ambientato per il momentum. Sì. Prima ha dato tanto momentum, gli ha dato tanto momentum a Oro. Ora si è trovato una scena molto meglio. Comunque, ha trovato appunto un po' di momentum Oro. Vediamo se c'è la bomba. Peccato. Ha trovato un po' di momento perché è riuscito a portare lo stage e a prendere dei danni. No, questo può essere un errore che può pesare nell'host. Però è ancora. Sì, assolutamente. È ancora aperto. Non devi lasciare chiaramente meno spazio possibile. Questo è un errore. Forse è un misinfo. Salto 6P forse. Comunque non è stato punito in maniera troppo esatto. E continua a fare un'ottima di hype a Taraka perché è tipo la quarta volta che si prende un down B e si sta prendendo. Qui diciamo che le percentuali stanno salendo di Francesco, quindi sì, dubbi su perché ora ci sia un po'. Arriva là adesso che porta a casa lo stop. Però la percentuale è già alta, quindi diciamo sì, che può recuperare. C'è qua una lettura interessante Oro, però non ha esito. Droppa la bomba e cercato da. Non so se l'abbia cercato, però è stata una giocata interessante, peccato che non abbia potuto portarla qui per fare una di autocredit. Però prova a trovare la fail, arriva questo play backhand da parte di vari pericolosi e incessante da parte di Oro che butta l'avversario costantemente off stage e Taraka intanto cerca continuamente di scappare. Non parte bene il smash, ma sopravvive subito grazie alla DI, ha tilt, quasi ha ucciso. Buona questa bomba che lo protegge e continuano a fare questi trade. Max Rage per Toon Link 70% su CSS.
situazione abbastanza tesa, perché un errore da parte ucciso con la fail. Eh sì. Brutta di AI probabilmente anche da parte di Karaka, ma... Beh, comunque la percentuale era oltre 160. Sì, no, ma poi era un mix-up che ci stava. Ottimo, ottimo set, comunque ingranato pian piano da parte di Karaka, però...